Sulla parete c'erano due anelli di ferro, alla distanza di circa 2 piedi uno dall'altro, in linea orizzontale. Ad uno era sospesa una corta catena. Dall'altra parte un lucchetto. Dopo avergliela passata intorno alla vita, il fermare della catena al lucchetto fu un affare di 1 minuto. Era troppo istupidito per resistere. Levai la chiave e mi tirai dietro da alcuni passi, fuori dalla nicchia. Passata la mano sul muro, dissi io: sentite quanto nitro? Ma è proprio umido. Troppo umido. Via. Lasciate che vi supplichi ancora una volta d'andarvene. No? Allora bisognerà che vi lasci, ma prima vi renderò tutti quei piccoli servigi che posso. L'ammontigliato, esclamò il mio amico, non ancora del tutto rinvenuto dal suo stordimento. È vero, dissi io. L'ammortigliato. E così dicendo, mi misi intorno a quel gran mucchio d'ossa di cui ho parlato più sopra e buttai da una parte, e così ebbi presto scoperto una buona quantità di pietre e di calcina. Con quei materiali, con l'aiuto della cazzuola, cominciai attivamente a murare l'ingresso della nicchia. Avevo appena terminato il rimostrato della mia costruzione, che scopersi come l'ombrezza di Fortunato si fosse in gran parte dissipata. Il primo indizio che ne ebbi fu un grido sordo, un gemito che uscì dal fondo della nicchia. Non era il grido di un uomo ubriaco. Poi ci fu un lungo silenzio. Ostinato. Collocai il secondo strato, poi il terzo, poi il quarto. Allora sentii le furiose vibrazioni della catena. Il rumore durò alcuni minuti, durante i quali, per poterne meglio dilettare, interruppi il mio lavoro e mi sedetti sulle ossa. Finalmente, quando il rumore si calmò, ripresi la mia cazzuola e terminai senza interruzione la quinta, la sesta e la settima fila. Il muro allora era quasi all'altezza del mio petto. Mi fermai un'altra volta e, innalzando la fiaccola di sopra della costruzione, gettai alcuni deboli raggi sul rinchiuso. Dall'uvola di quella persona incatenata fece ripetutamente espulsione una serie di grandurli, di grida acute, e mi ributtò, per così dire, violentemente indietro. Per un istante esitai, tremai. Tirai fuori la mia spada e incominciai a trinciare furiosamente dentro la nicchia. Ma un istante di riflessione bastò a tranquillizzarmi. Tastai la muratura. Era massiccia, era quella della grotta, e l'esame mi rassicurò completamente. Allora mi riaccostai al muro e risposi agli urli del mio uomo. Feci loro eco ed accompagnamento. Li sorpassai in volume e in forza. Ecco come feci. E lo strillone si chetò.